fa freddo, piove, il terreno è un po' allentato, però protetto dai teli come è stato e in buone condizioni. Le formazioni, il Milan gioca con Antonioli, Tassotti, Maldini, Albertini, Costa Curta, Baresi, Lentini, Donadoni, Van Basten, Boban, Papin. In panchina Rossi, Gambaro, Nava, De Napoli e Simone. La formazione dei campioni di Cecoslovacchia. Il portiere Bentel con il numero 1, il libero Glonek con il numero 6. La linea dei difensori, a destra Stupala con il numero 2, al centro Svila con il numero 3, a sinistra Kinder con il numero 5. La linea dei centrocampisti, a destra Klinovski con il numero 8, al centro Dubovski con il numero 10, a sinistra Kristofic con il numero 4. La linea delle punte è Pesco a destra con il numero 7, al centro gioca Timko con il numero 11, a sinistra Kostic con il numero 9. In panchina con l'allenatore Galic ci sono Kirka, Meissner, Moraver, Arauni e Zenis, mentre le squadre entrano in campo. Due parole di Bettega, di augurio. Ma l'augurio senz'altro, l'ambiente, lo stadio è pieno in ogni ordine di posti, veramente c'è una grossa atmosfera e credo che ci sia anche una grossa attesa da parte dei tifosi locali, sia nella speranza che la propria squadra faccia un'ottima partita, sia di vedere questo Milan che sicuramente ha sparso un po' ovunque la fama del suo gioco. Credo che possa essere una bella partita, una partita aperta, una partita combattuta, credo che ci divertiremo senz'altro. Vorrei sottolineare anche la cortesia con cui siamo stati ricevuti, l'altoparlante ha mandato un saluto in italiano alla squadra e ai tifosi del Milan e si è unito tutto lo stadio in un simpatico applauso. Ecco l'arbitro, che è il danese Nielsen, che deciderà l'incontro. E prima che le squadre prendano posizione sul campo, noi ne approfittiamo per una breve pausa. La squadra di Bratislava, della Slovacchia, per la prima volta negli ultimi anni ha strappato a Praga, al Dukla e allo Sparta, la supremazia del calcio cecoslovacco. Se si unisce il successo della squadra slovacca a tutti gli altri fermenti di indipendenza della Slovacchia, si può dire che il calcio fa parte di questa richiesta di indipendenza della Slovacchia da parte della Repubblica Ceca. Si parla addirittura del 1° gennaio per questa separazione. Molte scelte questa sera sono state gettate anche dagli infortuni che hanno colpito Rijkaard, Lazzaro, mentre l'alternanza sicura è per il portiere, che è Antonioli invece di Rossi, e Gullit, che è stato tenuto a riposo e qui in tribuna accanto a noi per la partita impegnativa di domenica prossima dei campioni d'Italia a Parma. Iniziato il gioco con questa respinta di Kinder. Ecco un attacco portato da Dubovski, velocissimo, fuori gioco, su scatto in avanti di Parisi, fuori gioco, e per noi 7 secondi alla regia. Scarpe Valsport, la scelta tecnica di Gigi Lentini. Abbiamo visto prima la palla portata velocemente da Dubovski, è un giocatore molto interessante, molte squadre europee che hanno messo gli occhi addosso, ancora non si è fatta avanti per il momento nessuna squadra italiana. Abbiamo visto ancora Klonek fermare un attacco del Milan, poi ecco in avanti Timko, fermato da Albertini. Van Basten, c'è solo Papen in avanti, ed ecco che viene in appoggio anche Lentini. Van Basten sulla destra, arriva in tempo per il cross, Van Basten, Papen, rovesciata, alta. Ma l'idea non era male, poteva venire fuori qualcosa di veramente spettacolare. È chiaro che lui aveva intuito che il difensore era fuori tempo, se invece di scegliere quello fosse andato per lo stop di petto, ecco, rivediamo il lungo cross di Van Basten. Ecco che la palla supera, vedete che lui però parte con l'idea
decisissima da dare in rovesciata e purtroppo non è perfetta. Maldini, tutto il Milan nella metà campo avversaria con questo lancio di Baresi, Papin indietro Albertini, in avanti Van Basten verso Papin, Papin, tiro di Papin, fuori. Era fuori della porta probabilmente, comunque per sicurezza Wenzel è andato sul pallone con sicurezza. Wenzel è anche il portiere della nazionale cecoslovacca ed è figlio d'arte, il papà Wenzel giocò anche lui nella nazionale. È una partita, lo Slovan non vuole rischiare, tiene abbastanza basso il ritmo e ha rallentato così l'entusiasmo anche dei suoi sostenitori che seguono con apprensione ma quasi in silenzio l'incontro, proprio consapevoli della difficoltà che lo Slovan ha nel portare avanti l'offensiva. Colpo di testa difensivo di Maldini, poi Donadoni, Albertini, lungo lancio di Albertini verso Van Basten che aggancia bene, Van Basten, parata di Wenzel. Van Basten, undicesimo minuto. E direi che queste palle lunghe nel Milan sono cominciate a diventare importantissime, vedete come stoppa molto bene la palla, poi non alza però più la testa, vedete che c'era Papin in mezzo e invece scarica sul primo palo dove è abbastanza agevole per il portiere opposto. Colpo di tacco di Maldini sul calcio d'angolo, poi Papin era in buona posizione, non era fuori gioco Papin, una rovesciata breve, corta, però si sposta sulla sinistra Van Basten, colpo di tacco per Boban, Boban ancora Van Basten, cross di Van Basten e allontana Klonek. Veramente molto bella questa azione, bellissima, tutto di prima, sviluppata, peccato solo che nessuno ha cercato l'anticipo sul primo palo. Van Basten sulla palla per il calcio di punizione, sembra voler favorire un tiro di Albertini, invece lancia Donadoni, tiro di Donadoni fuori. Il tiro di Donadoni, 18° minuto del primo tempo sullo 0-0. Ma direi che il Milan ha dei grossi vantaggi sulla fascia sinistra, perché loro con la loro impostazione non prevedevano Boban e pensavano di poter tenere il loro terzino destro Stupala su questa fascia ad aspettare la zona. E invece Stupala è costretto in marcatura su una delle due punte, Van Basten o Papin, e quindi Boban viene ogni tanto preso da Zligowski, che però indebolisce molto il centrocampo avversario. Attacco portato da Cristofic, vince il tiro, poi apre sulla destra ed è in fuorigioco Pesco. Prima del calcio di punizione ancora una breve interruzione per noi. Lo riconquista Lentini, Van Basten indietro verso Donadoni, Maldini, lo scatto di Boban, Boban, cross lunghissimo di Boban, Papin, colpo di testa di Papin, forse voleva fare la torre per Van Basten, ne stava arretrando e non aveva forza per colpire questa palla e naturalmente è venuto fuori né un assist né un colpo di testa verso la porta. Impostato da Albertini, il passaggio a Boban, in area Boban, Boban, intenzioni erano buone verso l'angolo opposto alto ma è stato calibrato troppo alto, sostiene che c'è stata una deviazione, vorrebbe il calcio d'angolo. Boban, palla ancora fra i piedi degli slovacchi, ecco Dubovski, la perla della squadra. Donadoni l'ha fermato, Van Basten, Van Basten salta, Van Basten ancora in area, Van Basten, tiro di Van Basten, parata di Wenzel e poi allontana in calcio d'angolo Klonek. E Van Basten quando lo lasci giocare, avete visto come ha saltato l'uomo di netto, è andato via anche addirittura al tentativo di placcaggio, poi ha guardato un attimo ma ha scaricato, cioè cercava Papin, non era in posizione ideale perché era marcato, lo vedete, e poi decide di tirare molto teso ma centrale. Sul calcio d'angolo abbiamo visto il disimpegno da parte di Klonek e poi ecco in attacco Pesco, va a terra su intervento di Maldini che era sul pallone a giudizio dell'arbitro, quindi il gioco prosegue con Maldini, Van Basten, Albertini, Van Basten che era però in fuorigioco,
E la palla va sul fondo. Adesso vediamo se l'arbitro fa battere il calcio di punizione per il fuorigioco di Van Basten. Sì. E la porta a terra. Poi Van Basten, colpo di tacco, non si è accorto che alle sue spalle c'era Kristofic e con Timko e poi con Dubovski, con l'attacco portato a percussione con Kostic fermato, intervento preciso ma sulla palla da Costa Curta. Lentini, tiro di Lentini, 40esimo, prima della rimessa in gioco c'è una breve pausa per noi. Ecco il lancio di Stupala in avanti, colpo di testa di Costa Curta che ha spinto alle spalle Dubovski al momento dello scatto, calcio di punizione. Hai espulso Albertini. Ammonizione per Albertini, è la seconda ammonizione. E quindi il Milan in 10 uomini a partire dal 41esimo del primo tempo. Non so se ha detto qualche cosa o se sicuramente o se hai sentito un qualcosa proveniente da un giocatore milanese, non sappiamo se era lui o se era Costa Curta che ancora protestava per il fallo che lo riteneva giusto. E chiaramente che una partita semplice, facile, dominata, il Milan va a complicarsela un attimino, ecco, anche se non altro dal punto di vista del dispendio fisico, perché adesso dovrà sopportare in qualche maniera questa deficienza. 3 minuti del primo tempo e poi tutto il secondo. Prova il tiro a sorpresa dalla distanza Pesco e la palla va sul fondo. Ripetiamo questo episodio importante, c'era stato un fallo di Costa Curta, l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione, Costa Curta aveva spinto l'avversario mentre questi tentava lo scatto. Poi ci deve essere stata una protesta da parte di Albertini che era già stato ammonito e quindi seconda ammonizione ed espulsione. Maldini lanciato in attacco, Maldini, cross di Maldini a seguire per tentare la deviazione di Papin, troppo in profondità e palla sul fondo, prima della rimessa in gioco, un breve stacco per noi. Riprende il tifo da parte del pubblico che assisteva un po' in silenzio a quel predominio del Milan e ora la situazione tattica è cambiata perché il Milan è in 10 per l'espulsione di Albertini, doppia ammonizione, l'attacco portato da Lentini. Finta di Costa Curta. Boban, Papin, al volo Papin, bel tiro al volo ma è fuori bersaglio. Tiro di Papin, 43esimo del primo tempo, 0-0. Papin non vuole assolutamente pensare, lui anche, mi sembra anche lui abbastanza un istintivo, vedete come è andato alla conclusione al volo, non facile, su una palla che sfuggiva, infatti la colpita di esterno, quando poteva magari di piatto mettersela giù e andare a una conclusione più agevole. Prova un nuovo attacco Lentini, Papin, Van Basten in questa posizione arretrato, Van Basten accompagna l'azione sulla destra da Sotti a Lentini, Van Basten in area, cross di Van Basten, Papin spostato al momento dello scatto, l'intervento di spalla non clamoroso ma comunque c'è stato e con Pesco viene in avanti adesso la squadra cecoslovacca, ha ottenuto un fallo laterale. Timko, Klinovski, Pesco, Klinovski, cross di Klinovski scaricato su Maldini e quindi calcio d'angolo in favore della squadra cecoslovacca ed è il secondo calcio d'angolo, 2 ne ha battuti anche il Milan nei ultimi secondi del primo tempo. Non arriva in tempo Papin, fallo laterale.
soltanto ad evitare il rinvio prima di Maldini, ma poi il secondo ha avuto successo di Costa Curta. Ed è finito il primo tempo, 0-0, il Milan in 10 uomini per tutta la ripresa. Linea a Studio Sport. Lasciano Rambante un pochettino a districarsi davanti. È cominciato il secondo tempo. La difesa di Tassotti. Donadoni. Boban. Ecco avanzare Maldini. La palla era indirizzata a Gambaro. È stata fermata da Subala. Mentre vediamo Kristovic che porta ancora la palla in avanti. Lunghissimo il lancio per questo scatto di Pesco, sul quale è intervenuto Baresi, paro laterale. Il lancio di Innocchi. Conquista un pallone in tackle Van Basten. Tiro, parata con i piedi, tiro ancora di Gambaro, che si era presentato solo davanti al portiere, anche con, però in una posizione molto decentrata. Ecco, vediamo il suo tiro, rimbattuto con i piedi dal portiere, e poi ancora un altro tiro con la palla sull'esterno della rete. Ecco di Gambaro, dopo 3 minuti. Non è riuscito, eccolo qua, ad incrociare la palla, ad incrociarla sul secondo palo, è stato abbastanza centrale, vedete, aveva fatto 60 metri di corsa. E anche uno appena entrato, nonostante i 10 minuti di riscaldamento, non può avere fiato, gambe e tutto quanto, i riflessi pronti alla partita. Prova ancora l'attacco lo Slovan con questo lancio sulla destra, controllato di testa da Maldini. Poi Gambaro riconquista un pallone, lo offre al centro a Boban. Donadoni verso Lentini, che riesce a mantenere la palla in campo. Poi verso Tassotti, ancora danza la palla proprio al limite dell'area e la mette fuori. Poi Gostic, lungo lancio di Kinder, colpo di testa di Baresi, Dubovski, tiro di Kristovic con parata di Antonioli, chiamato per la prima volta. Ecco il tiro di Kristovic, c'era stato un fallo su Van Basten e poi ha impedito il difensore slovacco di palla regalata al Savara. Timko viene davanti, Timko, tiro di Timko fuori sul soffio. Il Milan ha corso un rischio sulla sua disattenzione, ha aggredito Tassotti, è stato costretto a un passaggio un po' avventuroso. Diciamo che mi pare che Antonioli fosse molto bene sulla traiettoria, ecco, ed è fuori di un metro. Passaggi indietro per il tiro di Kristovic, che non riesce a tirare, anticipo nettissimo della difesa del Milan, che è scattata molto bene. Attacco di Maldini. Boban è partito bene, ma si è allungato troppo il pallone, non ha potuto controllare. Contrattacco da parte dello Slovan, manca il passaggio al centro. Dubovski è riuscito a liberare Costa Curta. Maldini è rimasto in attacco. Donadoni. Maldini non ha seguito l'azione, si perde il pallone ancora. Kristovic, Kinder, che è diventato un attaccante aggiunto, colpo di testa di Baresi. Donadoni verso Van Basten, l'unico attaccante di punta, scatta Van Basten per mantenere la palla in campo. Ha atteso l'arrivo di Gambaro sul passaggio in avanti. Non c'è una deviazione di un avversario, quindi ha messo in palo laterale Gambaro. Vediamo in attacco Gostic, Kinder,
il cross in aria, la palla per Subotic che tira improvvisamente mandando la palla alta. Abbiamo rivisto l'azione con il tiro di Subotic, mentre lo Slovan provvede ad una sostituzione. È uscito Gostić. Zero, l'anticipo di Maldini, l'apertura di Maldini, Van Basten sul cross di Van Basten è scivolato Maldini che si era portato in attacco. Direi che il Milan comunque riesce a creare qualche occasione, ma mi sembra non concreto come il solito, almeno non così convinto di cercare il gol. Anche se su quella faccia c'è l'attacco di Gambaro sul cross, Van Basten, Maldini, gol, rete di Maldini al 16° del secondo tempo. Su quella fascia sinistra avevano già creato due grosse occasioni, due volte con Gambaro, questa volta molto bravo Gambaro nel cross, l'assist di Van Basten, e di destro, anche se non proprio il suo piede preferito, è molto bravo Maldini a tenere giù la palla bassa e angolata in modo imprendibile. Comunque sembra indovinata la sostituzione di Capello, che ha creato sulla sinistra questo asse. Ha creato sicuramente questo asse che si può intercambiare, guarda, il cross l'ha fatto il terzino sinistro, il gol l'ha fatto l'altro terzino sinistro, così possiamo dire. Ma direi che loro hanno preso un po' di coraggio per quel paio di volte che sono arrivati alla conclusione, sguarnendo, soffrendo due o tre contropiedi micidiali, e finalmente su uno di questi il Milan è andato segno. Preziosa in queste partite la rete segnata in trasferta, Gambaro in difesa, Cristofic circondato da milanisti, perde la palla in area di rigore, la porta fuori Maldini, Donadoni, c'è solo Van Basten ma lontanissimo, ecco il pallone affidato, gli scivola il suo guardiano, sfila Van Basten, c'è solo Glockner davanti a lui, Van Basten, tiro, parata, ma non trattiene il portiere Wenzel. Questa volta Van Basten non ha tentato in assoluto di far fuori proprio stretto l'uomo, ma solo di aprirsi lo spiraglio per il tiro, la conclusione era centrale. È anche un po' provato Van Basten perché ha giocato una grande partita, un grande movimento. Ha un sacco di campo da ricoprire adesso. Lentini, deve... Van Basten di tacco, ancora Lentini, scatto di Lentini, esce il portiere lontanissimo e rinvia. Erano tre in fuorigioco dalla parte opposta. Prima del calcio di punizione per il fuorigioco, uno stacco per noi. Dubovski, doppio scambio di Dubovski, triplo, ancora Dubovski, entra in area Dubovski, recupero su di lui e non è nemmeno calcio d'angolo perché ha toccato per ultimo Dubovski. Quindi rimessa in gioco per il Milan. Sì, da qua dietro si vede molto bene che non c'è stato assolutamente né contatto fisico né calcio d'angolo. Stupala. Araui. Maldini ha intercettato di misura. Lentini cerca di mantenere il possesso della palla naturalmente. Lentini, tiro alto. È un'iniziativa molto importante perché 70 metri di campo, ha difeso molto bene, sempre tenuto il possesso della palla molto vicino, molto veramente era sempre suo, poi ha dovuto allargarsi o si è allargato per andare alla conclusione e poi pressato, ha colpito leggermente male. Comunque un Milan che mi pare abbia domato ormai la focosità degli avversari e direi che può essere o è ancora sempre più pericoloso in contropiede. Oltre la metà campo Cristofic. Fila, Kinder, oramai vengono tutti in avanti, non hanno più da difendere niente. Araui, Cristofic in lungo in verticale, colpo di testa, ma era fuori gioco, non è gol, fuori gioco.
Era fuori gioco. Simco. 27esimo minuto. Rivediamo. E diciamo che da qua non è una posizione migliore, ecco, da qua questa era perfetta. Diciamo che è molto da vedere se era in linea o se era da là. Qualche lui è stato molto bravo nel realizzare, ho qualche dubbio che la posizione in partenza della palla non c'era, fermo immagine purtroppo, ma che il giocatore fosse in linea. Scampato pericolo, ecco, riprende il gioco Van Basten. Stava per riconquistare la palla, va in aiuto Gambaro. Boban. Donadoni. Gambaro. Bellissimo il tiro al volo di Boban. Non proprio come il gol agli europei di Van Basten nella finale, però era una palla tutt'altro che facile, sia da colpire sia da tenerla così bassa e da metterla così precisamente in diagonale. Pochi centimetri dal palo. Veramente un gesto tecnico, guardate come è concentrato sulla palla che scende e come la mette in modo non perfetto perché è andata fuori, ma quasi. E siamo al 28esimo del secondo tempo. Con il Milan in vantaggio per 1-0 e l'attacco portato da Kinder, che ottiene una rimessa laterale o forse calcio d'angolo, vediamo dove è uscito il pallone. Calcio d'angolo. Battuto da Araui. Con il passaggio indietro per Kinder, pallone a quelli davanti, fuori gioco questa volta, mi pare che non ci siano dubbi. È sempre un'arma pericolosa perché basta un errore umano, cioè quello del guardaline, e mi pare che in fuorigioco ci fosse l'ultimo uomo all'estero che è partito ad andare sulla palla. E sono quei rischi che chi è abituato a farne li corre, però veramente sono grossi. Van Basten. Va in aiuto Gambaro. Cross di Gambaro. Prolunga la traiettoria Kristofic, mettendo fuori causa Van Basten, e c'è il rinvio di Kinder. Ancora Kinder sul passaggio indietro di Araui. Ashvila, Ashtupala. Tocca la mezz'ora del secondo tempo. Lungo il lancio con il colpo di testa di Costa Curta, la palla però rimane ancora ad Araui, dribbling in area, si deve decentrare Araui e viene chiuso. E poi commette fallo su Costa Curta. Prima del calcio di punizione, un breve intervallo per noi. Dubovski ha liberato sulla sinistra Kinder, che mette un pallone in area. Ancora Kinder, prova il tiro Kinder, parata di Antonioli. 31esimo minuto del secondo tempo. Van Basten, la parata senza difficoltà di Wenzel. Imposta l'azione Dubovski. Kristofic. Disimpegno molto elegante di Maldini con appoggio a Van Basten. Ancora uno scatto inesauribile Van Basten. Lascia a Donadoni. Riceve ancora. Prova il tiro, d'altra parte non c'era altro da fare, non c'era nessun altro in appoggio. Nessuno l'aveva accompagnato, direi che ha tirato comunque bene. E veramente hai sottolineato giustamente quanto sta dando, sta occupando sul campo, veramente una presenza importantissima. Questa volta era in posizione regolare, per fortuna del Milan non ha agganciato Dubovski.
Donadoni, ancora Van Basten. Incrocia molto bene con Lentini. Lentini ancora. Il tiro però gli viene ribattuto da Gnonek, che non lo aveva abbandonato un momento. Araui. Stupala. 10 minuti al termine con il pallone fra i piedi di Pesco. Ci sarà un calcio di punizione e prima di vederlo battere noi facciamo un intervallo di 7 secondi. Capello ha chiesto la sostituzione, esce Lentini e al suo posto entra Simone. Sostituzione che avviene a 9 minuti dal termine. Kristofic. Araui ha saltato tra i uomini, poi tenta il tiro piazzato sul palo, respinta di Antonioli in calcio d'angolo. Sì, ha fatto una gran bella cosa, Araui. Un bel dribbling, soltanto che poi ha esagerato, si era montato un attimino, ha dato una conclusione da posizione molto difficile, direi improbabile quantomeno. Si è guadagnato un calcio d'angolo che va a battere lui stesso. Respinta la palla di pugno d'Antonioli. Attendono il faro laterale gli slovacchi. Poi c'è Pesco che non sa a chi dare la palla sul faro laterale. Ecco che gli va incontro finalmente Dubovski. Chiuso da Boban e ancora Van Basten solo nella metà campo. Arrivano Gambaro e Simone. Gambaro, Simone, tiro di Simone, è fuori. Si era liberato molto bene, un peccato che l'ha messa fuori. 3 minuti al termine, 7 secondi per noi. Araui, Boban in difesa, tempo regolamentare è scaduto, Kinder, lungo lancio, Paresi di testa, Tassotti, rinvio lungo. Da Kristofic a Kinder, ancora Kristofic, sulla destra Stupala. Donadoni, Paresi, Maldini. Ed ecco il fischio finale, il Milan passa a Bratislava per 1-0 con il gol di Maldini al 16°. Ci risentiremo qui per i commenti finali tra breve, adesso linea alla regia.